amici fra amici, ospiti dell'abbraccio caro del tango che solo Silvana e Gilberto sanno offrirci in questo luogo meraviglioso. Questo locale, che è ancora riduttivo perché è una casa del tango, ha una tradizione che vuole rispettare anche oggi e vuole essere beneaugurante. Ha tenuto battesimo Musica di Isadores, che poi hanno avuto un grande successo, e diciamo che Silvana questa settimana, fra Facebook e altri strumenti, come dire, non ci ha lasciato mangiare la foglia, quindi ci ha incuriosito, e in effetti il pubblico degli amici è veramente numeroso da ogni provincia e anche da fuori provincia, e ringraziamo tutti per questa fiducia verso Silvana e Gilberto, che è veramente molto, molto alta. E che dire brevemente, Carlo Carcano, per vocazione e professione frequenta la musica, il tango ce l'ha nel cuore, e questa sera, quindi dalla console, quindi dalla sua torre di controllo, mescolerà queste possibilità del tango, che sono possibilità infinite, come dice appunto la tradizione, e ci farà scoprire se veramente questo sarà il suo futuro o la sua passione. Ma no, se il giudizio del pubblico. Ecco, quindi questa sera per qui, per noi, qui, ora, Carlo Carcano. Fino a oggi avevo qualche compito nel contatto, adesso non valgo più niente perché prima parlavo, adesso parla qualche altro, quindi non ho più niente da fare, posso andare. Beh, dico solo due parole. Normalmente quando è un ambiente non si può dire le mani o quale sono corto. Sì. Carlo che allora normalmente quando si festeggia in un ambiente, si fa qualcosa, un matrimonio, una festa, alla fine i responsabili dicono agli avventori, ai clienti, dicono: se siete stati contenti, ditelo ai vostri amici, se siete stati scontenti, ditelo a noi. Io vi dico lo stesso: se siete stati contenti, ditelo ai vostri amici, se siete stati scontenti, fischiate Carlo e lanciate fiori, lanciate verdure, quello che avete, così iniziamo la sua carriera in questo modo, va bene? Dai, punta roba, punta addosso, vai in mezzo! Dai! Eccola, questo è il festeggiamento che facciamo per Carlo, che è timido e ritroso. Avevamo provveduto di pomidoro, ma le signore non li hanno voluti. No, allora direi che questo applauso se lo merita. Scusa se ho scherzato, ma insomma, te l'avevo detto, aspettati di tutto, non era che poteva essere peggio. Lascia la parola a Carlo, non è? Io sono, grazie dell'insalata. Volevo solo dire che per me è un onore e una grande gioia fare il mio debutto di Musicalizzador. Qui al Contatto, che è un posto in cui ho molti amici, in cui ho ballato molto e in cui secondo me si respira un'atmosfera di tango veramente unica. E grazie dell'insalata di pomodoro, insomma. Siamo benaccurati. E grazie. Volevo aggiungere due ringraziamenti. Un ringraziamento a Silvana e Gilberto, che sono unici e strepitosi. Ma altri. E un ringraziamento speciale per Los Locos, Roberto e Claudio, che sono anche grazie a loro. Sì. Allora finisco. 5 minuti fa telefonato Claudio da Buenos Aires, chiedendo come va la festa, come va. Salute da parte di Claudio a tutti quanti, sabato ritorna. Oltretutto un'altra cosa ed ho finito dopo. Domani riprende sto bestia di Mimo, che è stato assente per un mese e mezzo, è qua presente Mimo, dai, una battuta devo dire a Mimo, ma una battuta di qui, ti dico Mimo. Allora, ci sarà domani e poi per salvare un po' la faccia verrà anche sabato e domenica prossima, va bene? Quindi il Mimo ci sarà per 3 volte, dovete assorbirlo di seguito, va bene Mimo? Ciao! Grazie a tutti, adesso facciamo
qua, 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 avanti, qua, la torta, via, pronti. Pronti, pronti, pronti. Ecco qua. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Carlo, tanti auguri a te. Ecco, adesso allora vediamo di riprendere. Una magia. Magia. Poff. Boh, allora con un po' di serietà riprendiamo la serata. Carlo, vai al tuo posto e finisci la tanda. Ecco, non è che la torta la portiamo via, l'abbiamo fatta vedere, dopo la mangeremo assieme con un po' di prosecco, va bene? Va bene. Quando è il momento vi chiamiamo noi. Guarda, guarda che bellezza, guarda qua. Bella. Guarda che meraviglia, te la porto. Silvana, questo sacco si può usare? Vediamo un pochino.